Ciao, sono Alessandro Lupino del team CLS Monster Energy della MX2 e oggi siamo qua a Montevarchi per l'ultimo round delle internazionali. La pista hanno fatto veramente un bel lavoro e diciamo hanno curato il minimo dettaglio e finalmente, però abbiamo trovato una pista che si avvicina molto alle condizioni del mondiale perché è fressata, morbida e tanti canali. E anche dopo tutta la pioggia delle scorse settimane il terreno ha retto bene, ci sono un po' di canali sulle rampe ma a noi ci fanno soltanto che bene, perciò possiamo allenarci ancora di più e la mia condizione fisica sta migliorando e ormai sono un 70% della mia condizione, tra due settimane inizia il mondiale, perciò spero di arrivare all'80% tra due settimane, che poi può migliorare durante l'anno, ma queste tre gare internazionali credo che mi hanno aiutato tantissimo sia sulle partenze che per migliorare la mia condizione fisica, perciò sono veramente contento. Sono Samuele Bernardini, quest'anno corro col 300 in MX1. Con la moto mi trovo molto bene, le prime gare sono andate molto benissimo. Ho fatto un decimo in Sardegna e un altro decimo in Sicilia e con questo 300 quest'anno mi diverto molto e vediamo come va l'Europeo e spero di andare bene qua a Montevarchi perché ci sono molti amici che sono venuti a tifare e speriamo di farli divertire, dai. Davide Guarneri, TM Racing, Ricci Racing, MX1 39, diciamo abbiamo fatto le prime gare di assoluti partendo da Riola Sardo, abbiamo fatto le prime due sulle isole, siamo tornati in continente, oggi siamo qua a Montevarchi, il paddock è pieno, ci sono un sacco di piloti del mondiale, quasi i primi 10 del mondiale sono qua tutti oggi, sicuramente queste gare ci servono, un team come noi che ha presentato una moto nuova, innovativa, 100% italiana, ricordo di dirlo, a Riola siamo sempre in un costante lavoro in questi mesi e queste gare ci servono anche per sviluppare la moto, poi con degli avversari di livello che lottano per vincere il mondiale o sono campioni del mondo come Antonio Cairoli, quindi assolutamente un livello altissimo, è un ottimo banco prova per vedere le condizioni sia fisiche del pilota, di resistenza, che di livello di velocità e che di livello tecnico della moto anche rispetto alle altre moto ufficiali. Noi siamo qua comunque sia anche per cercare di far bella figura, come ho detto, ripeto, pilota italiano su moto italiana, questo sarà una specie di moto per questa stagione e spero a tutti i ragazzi che ci seguano che tifino anche un po' per l'orgoglio italiano.